Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Questa sera al Via la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Sarà Achille Lauro ad aprire la serata, a seguire l'ordine di uscita prevede Human, Noemi, Gianni Morandi, la rappresentante di lista, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood Blanco, Anna Menar, Comi, Dargen D'Amico e Giusy Ferreri. Tra gli ospiti anche Matteo Berrettini, in arrivo direttamente dagli Open d'Australia. Grande attesa giovedì per l'arrivo di Saviano, che ricorderà i 30 anni della strage di Capaci. Amadeus sottolinea che il collante di tutte le serate sarà la parola gioia. È morto Tito Stagno, raccontò lo sbarco sulla Luna, lo storico giornalista della RAI aveva 92 anni. Il premier Draghi sente Putin, impegno per risolvere la crisi sull'Ucraina, lavorare alla de-escalation, al centro del colloquio telefonico anche la ricostruzione di un clima di fiducia. Morti sul lavoro, 3 decessi nell'arco di poche ore, incidenti nel Mantovano e nel Frusinate, in provincia di Venezia, un operaio è caduto da un'impalcatura. Una ragazzina violentata dai compagni di scuola, arrestato un 15enne di Reggio Emilia, i fatti sarebbero accaduti dopo un festino a base di bevande alcoliche, dopo uno sciopero a scuola, indagati anche 2 minori. Andiamo in Norvegia, Breivik resta in carcere, no alla richiesta di libertà condizionata, il neonazista uccise 77 persone nella strage di Utøya il 22 luglio 2011 e nel 2012 venne condannato a 21 anni di reclusione. Chiudiamo con lo sport, il presidente della Lega Calcio d'Alpino si è dimesso, non posso continuare, l'addio dopo 2 anni, il presidente della Federcalcio Gravina, ora subito l'assemblea per un nuovo presidente. È tutto, grazie per averci ascoltato, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zip News.